già è ricominciata nuovamente l'attività del calcio e le squadre si sono radunate, c'è stato comunque il classico mercato fiori che si è chiuso venerdì alle ore 19. Le notti magiche di Italia 90 restituiscono all'Italia il nuovo bomber mondiale, Salvatore Schillaci. E la Juventus torna ad essere la favorita per la corsa scudetto, grazie a una campagna acquisti stellare. Nel lotto delle contendenti alla vittoria finale, oltre alla Juve, c'è il Napoli campione, le due milanesi e la Sampdoria, che prende Branca e il russo Mikhailichenko. I mondiali hanno acceso ulteriormente la fantasia dei tifosi, anche perché nel campionato sbarcano diversi protagonisti di Italia 90. Tutti destinati a lasciare il segno, come il ceco Thomas Skouravi, ingaggiato dal Genoa, il tedesco Ridley, acquistato dalla Lazio, e il talentuoso Francescoli, che mette la sua esperienza a disposizione del neopromosso Cagliari. Penso che c'è molta fiducia in questo Cagliari di poter fare un grande campionato. Si organizzano anche le provinciali, tra cui il Pisa tornato in A e il Lecce, che affida la panchina all'esordiente Zibi Boniek. Il Bologna fa sognare i suoi tifosi con l'ingaggio dell'ungherese Detari, pallino dell'avvocato Agnelli, mentre suscita curiosità la matricola Parma. Non deixa passar o gol. Non deve segnare, non deve passare il gol. Tante, dunque, le manovre in vista della ripresa della corsa Scudetto, la cui partenza è fissata per domenica 9 settembre, con una novità regolamentare di grande impatto. Il fallo da ultimo uomo viene punito con il rosso diretto. Non manca molto la tanto attesa ripartenza del campionato. Prima del via, però, c'è un appuntamento molto importante, quale la Supercoppa, il primo di settembre, quindi speriamo con che la Juventus dopo. Contro la Juventus. Vinta dal Napoli per 5-1, lascia parecchi interrogativi sulla tenuta della difesa di Maifredi. Baggio, vogliamo mandare un messaggio a Maradona, di Baggio. Non ha bisogno di messaggi, ha vinto anche stasera e i complimenti sono tutti per lui. La Sampdoria di Boscov è ormai una macchina quasi perfetta, negli automatismi sottorete di Viale Mancini, nelle chiusure di Vierchowod, nelle geometrie di Katanets e nell'esperienza di Seresu. Questo può essere davvero il suo anno. La Juventus cede al fascino del calcio champagne di Maifredi, ma l'operazione non dà i frutti sperati, nonostante l'arrivo di Baggio, che con Schillaci e Casiraghi forma l'attacco della nazionale. Il Milan del trio olandese è sempre temibile, anche se il rapporto tra Arrigo Sacchi e i suoi comincia a incrinarsi, così come all'Inter di Trapattoni, che vanta sempre un organico di prim'ordine. Il trio tedesco e poi Berti e Serena danno certezza di un campionato da protagonisti. La Roma di Bianchi, solida in ogni reparto con l'asse Aldair Giannini Föller, può fare molto bene, ma molto presto viene frenata dal caso Lipopil e dalle squalifiche di un anno per Peruzzi e Carnevale. Nel Napoli di un Maradona sempre più bizzoso si mette in mostra un certo Gianfranco Zola. È lui la nota più positiva di una stagione che sarà segnata dalla squalifica di 15 mesi per doping di Maradona, che scapperà di notte dall'Italia a siglare amaramente una storia bellissima. Tra le novità, la matricola Parma, che Nevio Scala fa giocare con una zona spettacolare ed efficace. Con un portiere brasiliano, Taffarel, con un nugolo di giovani di belle speranze come Melli e Brolin e vecchi volponi come Cuoghi, costruisce un piccolo gioiello. Il primo se li porta a casa. Giornata calda e umida, fortunatamente un po' venerata arbitra Matei. Hanno tenuto comportamenti diametrali. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. Paolo Carbone in linea, buon pomeriggio a tutti i gentili ascoltatori. Richiamiamo allora i risultati dei primi tempi. Intanto Atalanta 0, Bari 0, Bologna 0, Pisa 1, Cagliari 0, Inter 0, Lecce 0, Napoli 0, Milan 0, Genoa 0, Parma 0, Juventus 1, Roma 2, Fiorentina 0, Sampdoria e Cesena, Torino e Lazio altri 2, 0-0. È tutta una teoria di 0-0. I secondi tempi stanno per cominciare, io credo, o linea De Luca o linea Adameri, perché tanto qui, grazie, stanno per cominciare. Quindi, i secondi 45. Vale l'uno, vale l'altro. E allora, Enrico Amerini.
Sì, le squadre sono state in campo proprio in questo momento. Il primo tempo si è concluso con un risultato di parità 0-0. Scusa Mary, è Bergamo che interviene per segnalare il vantaggio dell'Atalanta esattamente al terzo minuto del secondo tempo con Caniggia. Atalanta 1, Bari 0. A te la linea. Benissimo, siamo al terzo minuto, 0-0 punteggio, linea Ciocco. Attenzione, intervengo da Marassi, quarto minuto del secondo tempo, Sampdoria in vantaggio, gol di Invernizzi. Sampdoria 1, Cesena 0, a te la linea. Siamo giunti al settimo minuto, ancora 0-0 tra Torino e Lazio, linea Provenzali. A Parma non è cambiato il risultato, è sempre con la Juve in vantaggio per una rete a zero. A Cagliari siamo già all'ottavo minuto, sempre 0-0 tra Cagliari e Internazionale. La linea Milano. Nono minuto anche a Milano, ancora 0-0. La partita sta ricalcando il tema tattico del primo tempo. Punta forma, è Bergamo che interviene perché l'Atalanta sta usufruendo di un calcio di rigore. Batte Bahir sul pallone e schiaccia completamente Drago. Dunque Atalanta 2, Bari 0 all'undicesimo minuto. A te la linea. Attenzione, l'Inter in vantaggio a Cagliari, ha segnato Klinsmann esattamente il 14° minuto, a te la linea. Calcio di rigore in favore della Roma, siamo al 16°, Carnevale pronto alla ricorsa, parte adesso Carnevale, la conclusione, la palla in rete del 3-0 della Roma sulla Fiorentina, a te la linea Mary. Ecco intanto che termina da terra un altro giocatore del Lecce, gioco ferma e linea Ciò. Attenzione Ciocchi, ti interrompo per un istante perché c'è un calcio di rigore in favore della Juventus per Baggio. Baggio, giocatore che ha subito il fallo, che si è portato alla battuta, il tiro, la palla è in rete, il risultato Juve 2 Parma 0, a terra linea. Attenzione, è l'Olimpico che interviene ancora, quarto gol per la Roma ad opera di Carnevale, siamo esattamente al 19°, Roma 4 Fiorentina 0, a terra linea. Nel frattempo Lentini cerca di rinviare, attenzione, raddoppio dell'Inter ancora con Klinsmann e quindi siamo al 2-0 per l'Internazionale, 20° minuto, a Tecciotti. Attenzione a Milano che deve intervenire al 26° della ripresa, gol del Milan, Donadoni che ha toccato al centro, è entrato di sinistro Agostini ed ha messo la palla in rete. Milan 1, Genova 0, linea chi deve parlare. Terzo gol dell'Inter, contropiede, assicurata questa vittoria in pratica dal terzo gol di Klinsmann. Attenzione, c'è un calcio di rigore in favore del Parma ed ecco che parte il tiro del gol del Parma, gol segnato da Melli. Juve 2 Parma 1, a te la linea. Benissimo, è finita sul terreno dello Stadio del Mare di Lecce, è finita con uno 0-0 e stessa rimane dei napoletani. Chiedo scusa, finale 3-0 per l'Inter. Finale sì, anche all'Olimpico, Roma batte Fiorentina 4-0. Quelli che hanno vinto due punti, vedete, poi quelli che hanno pareggiato un punto e poi le altre, le perdenti, 0. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti nel 21° anno di 90° minuto. Il campionato parte subito nel segno delle favorite, ma già la seconda giornata affiorano le prime sorprese. La Juventus pareggia in casa con l'Atalanta, nonostante Maifredi schieri il tridente con Baggio, Schillaci e Casiraghi. Non fa meglio la Sampdoria, priva di Vialli infortunato, che chiude sullo 0-0 la trasferta di Firenze. Quando ti aspettiamo, sai che c'è molta gente che vuole ancora bene, eh? Sì, lo so, me ne sono reso conto in questo periodo qua. Ti fa molto piacere. Sì, molto. La frenata di Juve Samp lascia via libera Inter-Milan, che vincono soffrendo. Inter e Milan hanno vinto al 90°, quasi al 90°, tutte e due. Per i nerazzurri, impegnati in casa con il Bologna di Scoglio, segna Alessandro Bianchi. Io so che sulla carta e teoricamente l'Inter appartiene a un'altra categoria, quindi la Ferrari, non ho detto la McLaren, ho detto la Ferrari. E per quanto riguarda noi ho detto una 127 messa a punto. Di Van Basten invece la rete vittoria per i rossoneri, corsari a Cesena. Adesso non parliamo di scudetto, è un campionato lunghissimo, però mi è piaciuto il carattere di questa squadra. Non abbiamo vinto il 90° o il 91°, ma proprio perché l'abbiamo cercato in tutti i modi. Ma la vera sorpresa è il Pisa, allenato dal rumeno Mircea Lucescu. La matricola di Anconetani scommette sul giovane argentino Diego Pablo Simeone. Ed ecco dunque il 2-0, una prodezza dell'argentino Simeone. Il Pisa fa bottino pieno nelle prime due giornate.
Lamberto Piovanelli, centravanti nerazzurro, segna 3 gol ed è il primo vero boom della stagione. Questa evoluzione, da un Piovanelli che sbagliava tanti gol 2 anni fa in Serie A, questo Piovanelli che invece azzecca tutto adesso, anche in fase di rifinitura, di costruzione. Ma forse mi hanno fatto bene i fischi che ricevevo 2 anni fa. Non finiscono qui i colpi di scena per un torneo che si preannuncia caldissimo. Il Napoli penultimo in classifica con 1 punto. Non succedeva da molte stagioni. Il Napoli aveva sempre cominciato forte ultimamente. Maradona entra ed esce dalla squadra e Bigone non nasconde la sua preoccupazione. Clamorosa è la sconfitta casalinga contro il Cagliari del debuttante Claudio Ranieri, così come la seconda caduta a Parma per mano di Osio. Ritorneremo al più presto possibile a essere il Napoli forte di sempre. Non è grave, non è crisi. Alla terza giornata spicca invece il Torino, che nel nuovo stadio delle Alpi sconfigge meritatamente l'Inter. È di nuovo in A la formazione guidata da Mondonico dopo una sola stagione tra i cadetti. Cuore e grinta non mancano, grazie anche ai nuovi acquisti, tra cui Pasquale Bruno, Luca Fusi ed Enrico Annoni. In più c'è un pizzico di genio e di fantasia, riposto in Gianluigi Lentini, nuovo idolo della maratona, che attende l'arrivo della formazione nerazzurra per dare un saggio delle sue capacità. Lentini è un gol d'autore. Sì, devo dire di aver fatto un bellissimo gol e sono molto contento. A 21 anni Gianluigi Lentini quando scende in campo contro l'Inter il 23 settembre 1990. Tra Torino e Inter è stata una partita ad handicap. Ottimi marchigiani, Baggio e Policano in difesa, Fusi e Martin Vasquez a centrocampo e Lentini in attacco. All'esuberanza di un ragazzo che corre come un cavallo, su e giù lungo la fascia destra, a cercare spazi dove esprimere il suo talento e la sua irrefrenabile energia. Gioco arioso sulle fasce dove hanno imperversato Scoro e Lentini che rispettivamente al 7° e 17° hanno mandato in gol Bresciani e Romano. Lo paragonano ai illustri predecessori che hanno vestito il numero 7 in Granata. Ma lui non è un nuovo Sala o un nuovo Meroni, è un ragazzo del Philadelphia. La squadra ha cercato di fare del proprio massimo e abbiamo resistito benissimo. Il Torino ha storicamente un'attenzione particolare per i giovani. Li fa crescere affidando loro grandi responsabilità e ricevendo in cambio fedeltà e passione. Il Toro dimostra di avere dei giovani molto interessanti. Non facciamo nomi, Lentini? Non facciamo nomi perché poi i nomi le fa la storia del calcio, i gol. Mondonico lo coccola e lo striglia. Gli fa capire quanto sia importante lavorare per il gruppo e contemporaneamente lo fa sentire speciale quando avverte che è giusto così. Dunque il Torino, quinto in classifica, è una squadra che Mondonico ha preso saldamente per mano. Poi cosa si dice negli spogliatoi ai giocatori? No, niente, quando noi abbiamo promesso che faremo e daremo sempre il massimo di quando siamo in grado di fare e di dare. Lentini ha alle spalle un esordio in Serie A nel 1986 da minorenne sfrontato a 17 anni. 4 campionati dopo, con 2 esperienze in cadetteria, è già un altro, sebbene debba ancora sbocciare. Trascinatore assoluto Lentini, ma poco incisive le punte, Miller e Scoro. Non ha ancora segnato quando si trova davanti i nerazzurri. Contro di loro giocherà poi dei derby infuocati, ma quella sarà un'altra storia. Prima della cessione al Milan passeranno 1000 dribbling, qualche tunnel e un bel po' di fughe con dietro i terzini. È bastato un guizzo dei principi del contropiede Lentini e Bresciani dopo un'ora di gioco per mandare KO un Atalanta orfano di Canino. Mirabilie tutte tinte di granata ed un gol, il primo in A, che fissa sul 2-0 il verdetto di Torino-Inter. Lentini, un gol d'autore. Sono molto contento, come è venuto Battistini contro, sono stato fortunato a fargli il tunnel e poi a tu per tu con Zenga sono stato molto freddo. E fa pensare che Lentini non ha paragoni col passato, perché troppo importante sembra essere il futuro che sta disegnandosi. I tifosi granata di antica data l'hanno paragonato al poeta.
alcuni addirittura all'indimenticabile Gigi Meroni. Paragoni pesanti. Quelli più terra-terra, per non sbilanciarsi, hanno detto che è il Donadoni degli anni 90. Accidenti, come se fosse facile trovare il sostituto naturale di Meroni o di Claudio Sala. Gianluigi Lentini, uno dei nomi nuovi di questo primissimo scorcio di stagione. Ma non è il solo. Nel Pisa accanto a Piovanelli c'è Michele Padovano, alla sua prima stagione in A. Nel Parma suscita buona impressione Melli, un gol subito contro la Juve. Nella Roma Bianchi lancia Angelo Peruzzi, mentre Trapattoni punta forte su Pizzi, un mancino dalla lucida visione di gioco. Il piedino sinistro assomiglia a quello di chi? Del passato. Ma io spero di essere ricordato per il sinistro di Pizzi. L'avvio è segnato dal Milan, che all'inizio detta i ritmi del campionato. Un Milan che è in testa alla classifica, mi sembra che non abbia ancora il passo da primatista. In compenso ha ritrovato i suoi due olandesi. Pazzagli è il titolare della maglia numero uno. Mentre per i gol ci pensa ancora una volta Marco Van Basten, applaudito anche da Pelé, ospite d'onore a San Siro. La squadra del Milan c'è 4-5 eccellenti giocatori. Chi? Sguli, Van Basten, Lancelotti, che mi piace molto. Risorge Ruud Gullit, che torna a segnare dopo 19 mesi. È un suo destro a dare il pareggio al San Paolo. I rossoneri mantengono la testa della classifica e respingono l'assalto di Inter e Sampdoria, seconda una lunghezza. Abbiamo meritato almeno un pareggio noi, no? Non ero felice per me stesso, no, ma per la squadra. I nerazzurri convincono contro la Roma e contro il Pisa danno vita ad un vero e proprio festival del gol. Finisce 6-3 ed è Aldo Serena a fare la parte del leone con una tripletta. Sì, l'ultimo gol l'avevo fatto all'ultima di campionato scorso, poi ho fatto gol ai mondiali, ma era un po' di tempo. Non entusiasma invece il cammino della Sampdoria. I blucerchiati pareggiano con il Juve Parma prima di tornare alla vittoria contro l'Atalanta per 4-1, con un Marco Branca in grande spolvero. Segna una doppietta, consentendo a Vialli di recuperare la condizione. Branca un gol di destro e uno di sinistro alla Vialli. Sì, beh, penso di sì, perché lui ne fa moltissimi di destro, moltissimi di sinistro, anche di testa, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. La Juventus dà timidi segnali di risveglio grazie soprattutto ai singoli. Con il Lecce è Paolo Di Canio a segnare il gol vittoria, mentre Schillaci continua a rimanere a secco. Ma come mai non riuscite a segnare in casa? Non lo so, questo è un problema da discutere insieme col mister. Dietro alle quattro favorite spicca il bel avvio del Parma. Nevio Scala sta ottimamente guidando la formazione gialloblu debuttante in A. I ragazzi in campo hanno dato un'interpretazione perfetta di quello che avevamo previsto, di quello che avevamo programmato, e quindi il Parma ha vinto perfettamente, giocando una partita direi di grande livello. Gioca un buon calcio, applicando uno schema che prevede 5 difensori, ma con i due esterni che salgono molto, 3 centrocampisti e 2 attaccanti. Melli segna ripetizioni e Taffarel si dimostra portiere affidabile. E poi, alla fine della partita, giri di campo defaticanti. Suscita simpatia la squadra emiliana in un campionato che è costretto a registrare i capricci di Maradona e il caso doping che coinvolge Andrea Carnevale ed Angelo Peruzzi. Esplode quello che viene ribattezzato il caso Lipopil e i due giocatori vengono squalificati per un anno. Le sorti del torneo cambiano alla settima giornata. La Sampdoria fa il colpo grosso a San Siro e con Toninho Cerezo confeziona il clamoroso sorpasso al Milan. Sampdoria, dopo moltissimi anni in testa alla classifica, Boskov finalmente ha il suo trionfo. Vabbè, io penso è molto difficile dire trionfo mio o trionfo di Mantovani, perché io non metto dentro di una lira, Mantovani sì. Al Dele Alpi, Gigi Maifredi torna a vestire i panni del tifoso bianconero ed esulta senza freni alle quattro reti che i suoi ragazzi rifilano all'Inter del Trap. L'unico rammarico è per Casiraghi, che deve operarsi alle spalle e starà fuori per un po'. Ma cosa hai fatto alla spalla?
solita lussazione. Bisognerà vedere lunedì, non so, questo per adesso abbiamo vinto con la Juve, quello è l'importante. Vedete, a caldo, quando le partite sono così appunto tese, così piene di colpi di scena, vengono dentro anche concetti di scaramanzia. Quando questo giocatore è entrato, poi l'altra volta andava bene, questa volta è andata male. È il mondo del calcio, sono spaccati rapidissimi del mondo del calcio che noi cerchiamo di presentarvi poco dopo, un'ora circa dopo la fine delle partite. Il campionato italiano, però, tra l'ottava e la nona giornata viene scosso da una notizia terribile. Amici sportivi, buonasera. Da questo studio per 20 anni Paolo Valenti ha presentato puntualmente il 90esimo minuto, la sua trasmissione. Inviato Rai ai principali eventi sportivi, Paolo Valenti nel 1970 inventa insieme a Maurizio Barenson e Remo Pascucci 90esimo minuto. Dunque una settimana di polemiche, di discorsi, di 0-2 a tavolino, di discussioni su palloni che sono entrati e non in rete. Poi finalmente arriva la domenica. Ecco, la domenica che è quasi una liberazione, un sollievo dopo tante discussioni. E da quel momento la domenica diventa l'appuntamento irrinunciabile con i gol e i suoi commentatori, volutamente naif. Da Ascoli ho concluso, a te Paolo. Linea a Paolo Valenti. Linea a Paolo Valenti. Linea a Paolo Valenti. Prende forma il volto umano del giornalismo. Baggio sarebbe già della Juventus, ho concluso da Torino. Castellotti, senti, io appunto so che siamo nella tua era e sei bravissimo, solo ho nominato Barletti per un lapsus, questo per la precisione, se la gente dice quello neanche sa chi c'è a Torino. Paolo Valenti è stato il nonno, lo zio o il papà di tanti appassionati. È il mondo del calcio, sono spaccati rapidissimi del mondo del calcio che noi cerchiamo di presentarvi poco dopo, un'ora circa dopo la fine delle partite. Finita la partita, si scappava via dallo stadio per correre a casa e vedere il 90esimo minuto. Naturalmente assembliamo tutto rapidamente a un'ora dalla fine delle partite e naturalmente via via che ci arrivano i pezzi ve li mandiamo in onda. Abbiate un po' di compiacenza, aiutateci con la vostra fantasia a ordinarli. Dai Paolo, facci vedere i gol. L'abbiamo detto tutti. E subito dopo partiva il teatrino, con gli interventi di Necco, Giannini, Carino. Un tipo di conduzione fortemente voluta da Valenti per sdrammatizzare le vicende del mondo del calcio. Per una volta, è vero, la Traviata a Milano dalla Scala ha chiamato e Napoli ha risposto. Per il mio amico Necco, da questa sera avrà dei problemini a fare il solito gesto con il quale era solito salutare Milano. A te Paolo Valenti. Quanto sei cattivo Gianni, non facciamo nord e sud fra noi, no, scherzo naturalmente. Paolo Valenti ha presentato la sua trasmissione finché le forze glielo hanno consentito. La sorte gli ha tolto, purtroppo, la gioia dell'ultima trasmissione. Voleva salutare coloro che benevolmente lo avevano appoggiato, ammirato per 20 anni e voleva così, innocentemente, comunicare la squadra per la quale faceva il tifo. E oggi, comunicandovelo, mi sembra quasi di assolvere un suo desiderio. Paolo Valenti era tifoso della Fiorentina. Se n'è andato il 15 novembre e da quel momento 90esimo minuto non è stato più lo stesso. È stato un padre per una generazione di giornalisti e un'icona per le generazioni a venire. La figura Panini che non è mai stata stampata, ma che tanti conservano comunque nel loro personalissimo album del campionato italiano di calcio. Arrivederci e a risentirci a domenica prossima. Il pallone continua a rotolare e il Milan continua a sbandare. La sconfitta contro la Samp lascia scorie pericolose nella squadra di Sacchi, che perde anche il derby d'andata per 1-0. Match winner è Nicola Berti. Nicola Berti, allora le ragazze si corteggiano? No, non ce l'hanno con te. Assolutamente, ce l'hanno con me, mi stanno facendo di quelli sguardi minacciosi. Ma forse perché sono milanisti. Proprio di sì. I nerazzurri proseguono la striscia positiva con il Napoli. Matteus fa meglio di Maradona e l'Inter raggiunge in testa la Sampdoria.
beffata nel derby nonostante un Vialli tornato in gran forma. Una partita non strana, una partita che il Genoa ha vinto in maniera inattesa, insperata, ma assolutamente in maniera regolare e più che onesta. Il match chiave della stagione, i blucerchiati l'hanno giocato la settimana prima al San Paolo. Un 4-1 firmato dai gemelli del gol Vialli-Mancini, che sa tanto di passaggio del testimone. Senti, è l'anno della Samboria, no? Si è capovolto qualcosa, è cambiato qualcosa in questa squadra? No, un po' di fortuna in più rispetto agli anni scorsi e anche un po' di convinzione in più. Dietro Inter e Samp c'è solitaria la Juventus. Un rigore segnato da Baggio e uno parato da Tacconi sono sufficienti per ottenere la vittoria su un Bologna ultimo in classifica e che da un paio di domeniche ha in panchina Gigi Radice al posto di Scoglio. Poi arriva la goleada sulla Roma, con Schillaci che realizza addirittura una tripletta. Quindi l'incredibile sconfitta per 2-0 contro il Bari di Salvemini, una provinciale di lusso, che ha in Joao Paulo un attaccante pericoloso e prolifico. Gaetano Salvemini è il primo allenatore che riesce a battere la Juventus. Complimenti, ma come si fa? Beh, applicarsi e con tanta umiltà come l'abbiamo fatto oggi. Nessuna delle squadre di vertice dunque sembra in grado di prendere il sopravvento. L'Inter non ingrana a dovere, alterna valanghe di gol a pareggi che lasciano l'amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. E quando poi perde lo scontro diretto con la Sampdoria, scoppiano le polemiche. Un Inter che ha detto di essere squadra di rango perché sull'1-1 non si è accontentata, una Sampdoria che adesso può sperare e puntare tranquillamente allo scudetto. Il Milan, seppure distratto dagli impegni internazionali, non perde di vista lo scudetto. La conferma si ha nella sfida contro la Juve, affondata dalla coppia Ancelotti-Gullit. Certi gol non si segnano soltanto in TV. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, ha detto Belusci. E Ancelotti oggi era un duro che ha giocato meravigliosamente bene. Io ho giocato bene, ma credo tutta la squadra, soprattutto nel secondo tempo, ha fatto cose eccezionali. La Sampdoria è la formazione che meglio delle altre chiude il 1990. C'è un segreto, insomma, sia sincero, eh? Verità, verità, come dice lei? Verità è con Michelchenko, con giocatori maturati come Mancini, abbiamo visto come ha giocato oggi, con un Viali, con una grinta incredibile, con un Catanese che corre molto, con un Dossena che sta in splendida forma, non parlo di Lombardo perché quando prende palla tutta pubblica si alza perché lui porta un fuoco con la palla. Poi noi abbiamo questa nostra difesa quasi sempre completa. E così si arriva alla prima domenica di calcio del 1991, in programma il 6 gennaio. Il calendario prevede la 15ª giornata, turno estremamente interessante, con la Sampdoria che se la vede in casa con il Torino di Mondonico. L'Inter ospita il Genoa di Bagnoli, mentre il Milan va a far visita a un Bologna che ha un disperato bisogno di punti. La Juve, infine, riceve la visita del Napoli, che dovrebbe presentare anche Maradona, di ritorno dalle lunghe vacanze natalizie. Sei sempre stato un signore, fermati un attimo. Io continuo a essere signore, però non parlo. Okay. Non dice nulla sulla partita. Grazie. Poi nulla. Il primo se li porta a casa. Buon pomeriggio da Massimo De Luca, poco il tempo come sempre. Intanto rivediamo un po' con calma i risultati di questi primi 45 minuti. Sampdoria 0 Torino 1, Inter 1 Genoa 0, Bologna Milan 1-1, Juventus e Napoli 0-0, Parma e Lecce 0-0, Fiorentina e Lazio 1-1, Bari 1 Pisa 0, Atalanta 3 Cesena 0, Roma e Cagliari 0-0. Bene, adesso possiamo riprendere il nostro giro della linea da Mary con i consueti tempi. Sì, il secondo tempo è cominciato da circa 32 secondi e in attacco la Sampdoria che cerca di organizzare questo gioco offensivo partendo da Roberto Trequarti. Con due primi, 49 secondi di gioco nel corso del primo tempo, linea Ciotti. Grazie Mary, siamo abbondantemente in anticipo rispetto al tuo campo, si gioca a San Siro il sesto minuto della ripresa, invariata la situazione con l'Inter sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno sul ricordo da Mateus al sedicesimo. Sempre 1-1 tra palla, Bologna e sezione, Milan. Klisman è solo davanti a Braglia, potrebbe andare al tiro, gol.
all'ottavo minuto a San Siro, 2-0 per l'Inter a Savoglianese. Qui a Bologna confermo la situazione 1-1 al settimo minuto tra Bologna e Milan. La linea a Torino. Qui a Torino siamo al quinto minuto, 40 secondi nella ripresa, punteggio di 0-0 fra Juventus e Napoli. Direi un giro piuttosto agile da parte di tutti, la linea Genova. Sì, 24 minuti di gioco nel secondo tempo, dobbiamo dire che la Sampdoria sta attaccando. Ripetiamo, a proposito di minuto. Genova, il Genova ha ridotto la distanza con Eranio e pertanto mentre si gioca il 27esimo a San Siro la situazione è adesso la seguente, Inter 2, Genova 1 a Terrico. In questo preciso istante la Juventus dopo lungo assedio è pervenuta al vantaggio con il giocatore nuovo entrato Casiraghi. Juventus 1, Napoli 0 al 41esimo, linea Parma. Attenzione, seconda rete del Torino. Il Torino è passato per la seconda volta e grazie ancora ad un gol di Bresciani, 42esimo e 45 secondi, il Torino conduce sulla Sampdoria per 2-0. Scusa Enrico, ti do intanto il finale di Milano, l'Inter ha superato il Genoa per 2-1 a terra linea. Calcio di rigore per Paolo Subranca, concesso in... Chiedo scusa Mary, il finale di Bologna, Bologna 1, Milan 1. Sa chi vincerà lo scudetto? Ma io glielo auguro, io sono un vecchio milanista perciò e ho dei ricordi magnifici in quella società. Si appresta a battere questo calcio di rigore Vialli, la sua rincorsa, il suo tiro e rete sulla sinistra da rete difesa dal portiere Tancredi. Mischia in area, dentro la rete addirittura. L'episodio riguarda il tentativo di recupero immediato del pallone da parte di Vialli nella rete, finito nella rete dopo il rigore, e l'opposizione che Benedetti ha portato, che cercava di non fargli prendere il pallone, da lì è nata la scintilla. Sì, adesso non sappiamo ancora se è stato espulso Benedetti, attenzione, è stato espulso Mancini. Meriti, segnalo la fine della partita qui a Torino, ha vinto la Juventus per 1-0 sul Napoli, a te la linea. Mi sembra che i giocatori abbiano interpretato questa partita come si doveva e alla fine giustamente abbiamo vinto. Vediamo che in questo momento Pagliuca corre verso il direttore di gara, lo strattona per un braccio e poi esce dal terreno di gioco. La partita, gentili ascoltatori, finisce con il punteggio di 2-1 in favore della formazione Granata. Ho fatto una grande corsa dall'arbitro, gli ho dato la mano con molta forza e gli ho detto complimenti, basta. Beh, quando la palla non entra, soprattutto se schiacci l'avversario nella propria area e non riesci a far gol, è chiaro che ti subentra un po' di nervosismo. Inter al comando con 21 punti, Juventus 20, Sampdoria e Milan 19, Parma 18, Torino 16. Sono questi i fatti più importanti della domenica, fatti che hanno rivoluzionato la classifica portando l'Inter al vertice e consegnando momentaneamente alla Juventus il ruolo di inseguitrice. Il campionato in testa è equilibrato e si alternano le squadre che guidano la classifica. Alla 16esima giornata il Milan approfitta dello stop della Samp a Lecce e balza in vetta davanti a Inter, Juventus e Sampdoria. Finché Gullit non inventa l'Eurogol che manda in visibilio la platea e il logione. Gullit, Eurogol, un gran tiro. Sì, era l'unico cosa che potevo fare e forse anche per fortuna è andata dentro. In coda, invece, la situazione di Bologna, Cagliari e Cesena appare già compromessa. I romagnoli sono quelli che stanno peggio. Inevitabile l'esonero di Lippi, al suo posto l'accoppiata Lucchi Ceccarelli. Noi siamo fiduciosi fino alla fine, arrendersi in questo momento secondo me non serve a niente. Il girone d'andata si chiude con un nuovo colpo di scena. L'Inter è campione d'inverno grazie alla caduta del Milan a Parma e al pari della Samp contro la Lazio. Statistiche dicono che 7 volte su 10 chi vince lo scudetto d'inverno si aggiudica poi anche quello estivo, quello che conta, quello da che vale per tutti noi. Un Inter più che mai tedesca, dei 5 gol ben 4 portano firma straniera, firma tedesca. La formazione nerazzurra, spinta dai gol spettacolari di Klinsmann e dal redivivo Berti, comincia così a duettare con la Sampdoria, che la raggiunge in vetta alla 19esima giornata. I blu cerchiati, infatti, dopo lo stop con Torino e Lecce, inanellano una serie di vittorie entusiasmanti. Adesso noi dobbiamo sempre pensare come possiamo fare meglio, più forte formazione o più pratica formazione per vincere. Il 23 gennaio nel recupero batte una Roma frastornata che il 18 gennaio ha perso il suo presidentissimo che in 11 anni alla guida della società giallorossa conquistò uno scudetto, una Coppa UEFA e 5 Coppe Italia. Il tutto
con uno stile e una classe inconfondibile. Eravamo in ascesa, tutti lo sapevano. Saremo ancora in ascesa in futuro. Si raccoglie quello che si è seminato nel momento triste, no? I tifosi romanisti hanno voluto salutare così per l'ultima volta il presidente del secondo scudetto, con striscioni e soprattutto con un minuto di silenzio di grande intensità emotiva, concluso con un lungo applauso quando Giannini e Nela hanno deposto un mazzo di fiori in tribuna presidenziale. In quel momento lì, tu capitano da Roma, non vedere il presidente, cosa hai sentito? Ma sono attimi di amarezza, di delusione, di sconforto, e soprattutto poi quando rientravamo in campo, quando scendevamo così le scale, pensavamo un pochino ai ricordi, no? Alle emozioni vissute insieme a questa persona che, ripeto, a me, ma credo a tantissimi miei compagni, ha dato un futuro, ha dato tutto, quindi ne siamo riconoscenti di questo. Domenica 27 gennaio, la Samp prosegue la sua corsa battendo il Cesena fuori casa. I 4 punti in 4 giorni rilanciano la classifica, ma soprattutto il morale della squadra, che vince le successive 4 partite con Fiorentina, Bologna, Juventus e Parma. Nel primo posto, molta responsabilità adesso stare da soli, comunque sempre meglio lepre che cacciatore, si diceva, no? Sì, no, beh, è già un po' che siamo in testa, magari... Come ho detto già un paio di giorni fa, questo è un campionato che penso che si protrarrà fino alla fine con 4 squadre che lotteranno per lo scudetto. Inter e Samp sembrano aver impresso il loro marchio al campionato, che vede il Milan di Sacchi e la Juve di Manfredi accusare un preoccupante calo. I rossoneri perdono secco a Parma, poi tornano ad incidere sul campionato con 2 vittorie travolgenti. 3-1 alla Lazio, ma soprattutto il clamoroso 4-1 al Napoli. 4 ruggiti per il Milan, che si riporta un punto dalla coppia di testa. Il Milan in pratica ha fatto soltanto un semplice allenamento, anche perché dietro questa squadra, quella napoletana, ha molti problemi. E davanti Maradona è un Maradona a mezzo servizio, non so se oggi era infortunato, ma comunque è un giocatore che fisicamente ha mostrato dei limiti, un giocatore che ha passeggiato mentre gli altri correvano, qualche tocco così per la platea, ma troppo poco per pensare di poterlo riconfermare il prossimo anno. La Juventus invece non va. I bianconeri stanno collezionando partite in colori. Per il momento Manfredi rimane al suo posto, ma già si mormora di futuri e nuovi ribaltoni. Per Manfredi? Manfredi bisogna aspettare la fine dell'anno, no? Noi gli allenatori li teniamo sempre fino alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno tiriamo le somme, vediamo. Le è piaciuto Baggio? Sì. E così il campionato si avvia a disputare la sua 24esima giornata, con le 4 di testa che incrociano i loro destini. Siamo solo Sampdoria, abbiamo la gioia nel cuore, vincere il tricolore, vincere il tricolore. Vincono Inter e Samp. I nerazzurri abbattono una Juve in piena crisi. Per ora ci ha dato più delusioni che soddisfazioni. Però la Juventus si chiama Juventus, quindi i ragazzi sanno benissimo che devono finire questa stagione come si conviene a una squadra di rango. Mentre la premiata ditta Vialli e Mancini affossa le speranze rossonere con un gol ciascuno. Bosco indovina l'assetto del centrocampo e Vialli e Mancini fanno il resto. No, io credo che il risultato abbia premiato la prestazione superiore della Sampdoria nei nostri confronti. Sono 3 adesso i punti di vantaggio della coppia di testa sul Milan. La Juve a meno 8 insieme al Parma e al Genoa, le vere rivelazioni della stagione. Impressiona anche il cuore del Torino, che con il Cesena rimonta grazie a Lentini ad un altro giovane alle prime apparizioni in A, Dino Baggio.
Il campionato entra nella sua fase discendente. I giochi sono ancora tutti da fare. Per lo scudetto, oltre ai nerazzurri e sampdoriani, sulla carta c'è ancora il Milan, che potrebbe inserirsi, ma che perde malamente in casa con l'Atalanta, guidata da qualche domenica da Bruno Giorni, subentrato a Frosio. Giorgi, questa vittoria dell'Atalanta rischia di essere oscurata dalla crisi del Milan? No, serve due punti per noi, che fanno bene alla nostra classifica. Nel frattempo, in coda Cesena e Bologna appaiono le squadre con maggiori difficoltà. Noi non abbiamo malumore, ma ci mancano 8 titolari. Poi domenica ti fanno un gol con la mano, un rigore che non c'è. Oggi ci danno un rigore al 93esimo che non so chi l'ha visto. Se vogliono mandare giù il Bologna, facciano pure. Non sta molto meglio il Pisa, lontanissimo dai fasti di inizio stagione e che da troppe domeniche ha perso per infortunio Lamberto Piovanelli. Presidente, Pisa nel rispetto dei regolamenti non fa dichiarazioni, nessuno dei tesserati. Chi inizia a sperare invece il Cagliari, ben diretto da Ranieri, che ha in Fonseca un goleador provvidenziale. Daniel Fonseca, il giaguaro con il simpatico viso da coniglietto, ha rilanciato le speranze del Cagliari verso una salvezza, peraltro ancora lontana. Manca il Napoli all'appello. Lo scudetto è ancora sulle maglie, ma ormai quel triangolino colorato è soltanto un elemento cromatico. Maradona appare lontano con il cuore e con la mente dalle sorti della squadra. Che ti succede, Diego? Non mi succede niente, Gianni, solo che sono stanco delle pressioni che ho avuto in questi anni. E non sono sicuramente forte come mi hanno fatto sul giornale adesso che no. O come di prima. O come di prima. Poche le luci nella deludente annata per la formazione napoletana. Tra queste, la conferma di Gianfranco Zola. Diciamo che un professionista si deve sempre tenersi pronto e deve aspettare l'occasione giusta. Marzo 1991. Napoli-Bari non è certo un incontro di cartello della 25esima giornata. Più che un derby del sud è derby per la UEFA. Le due squadre sono impelagate nel centro della classifica. L'unica cosa degna di nota è che i padroni di casa giocano con lo scudetto sul petto. È strano vederli così rassegnati all'anonimato di un brutto torneo. Eh sì, questo è forse il problema più grosso. La squadra abituata a lottare sempre per il vertice si vede un po' ridimensionata per quanto riguarda gli obiettivi finali. A posteriori, invece, questa domenica rappresenta uno degli snodi determinanti della storia della società partenopea. Zola, forse la notte più lieta di questo Napoli e di questo campionato. Zola alla Serie A è approdato tardi. Bravo il Napoli a credere in lui. È il caso di credere fermamente in questo Zola, Antizio. Ma io penso di sì, è un giocatore che è molto preparato, ha bisogno di spazi, di conferme. A partire da Maradona, per l'appunto, che spesso e volentieri lo ha messo in porta durante gli allenamenti per fargli scoprire i segreti delle traiettorie su punizione o altri trucchi del mestiere. C'è stato anche spazio e tempo per qualche finestra, quasi un passaggio di consegne tra i due funamboli azzurri, suggerimenti del capitano a chi ha tanta voglia di apprendere ed emergere. Diego lo apprezza come persona, lo prende in giro per la statura più bassa di lui chiamandolo nano, ne è amico e protettore. Maradona dalla gente di Napoli, come giusto, è ricordato per quel grande campione e quel grande calciatore che ha dato tanto a questa città. In Pisa-Napoli, poche settimane prima, gli ha affidato la maglia numero 10 a mo' di investitura. È un Maradona poco reattivo, quello di Napoli-Bari, eppure è un suo assist a decidere la gara ed è Zola a trasformarlo in gol. Maradona, che scodella sulla testa di Zola il pallone dell'1-0. I due insieme vanno al sorteggio antidoping a fine partita. Chi sbaglia in questo settore deve essere punito e così è sempre stato e lo è soprattutto da queste nuove modificazioni che la federazione ha introdotto con questi controlli molto rigorosi e tutte le domeniche in tutte le partite di AIDB. 10 giorni dopo, il 27 marzo, arriverà la notizia che non ti aspetti.
le analisi di Maradona risultano positive. Ci sono tracce di cocaina. State cominciando a prendere le misure? Un Napoli senza Maradona? Ma noi preferiamo essere un Napoli con Maradona. Il nuovo campione da venerare ora è Zola. Gianfranco Zola, piccolo tamburino sardo che indossa con splendida umiltà la maglia numero 10, ha preso per mano la sua squadra suggellando una bella prestazione con il gol su passaggio di De Napoli. Con la sua aria da ragazzo serio, felice come un bambino, che ancora non ci crede di poter partecipare al banchetto dei grandi e di riuscire a farlo da protagonista, tanto nel campionato italiano quanto più tardi nella Premier League. Lo ha scritto anche un settimanale. Chi nasce piccolo diventa grande. Considerando che sono in compagnia di Beethoven, Napoleone, Schubert, Mozart, Michelangelo, Socrate e Maradona, beh, faccio finta di crederci. Mentre Gianfranco Zola diventa il nuovo idolo del San Paolo, il campionato vede un primo sprint della Samp, che guadagna un punto sull'Inter grazie alla vittoria esterna sul campo del Pisa. Roberto Mancini, un'orgia di blu cerchiato, manca però forse uno stemmino tricolore? È banale come domanda. Manca 9 partite ancora, quindi difficile. I blu cerchiati hanno adesso 37 punti. Da qui si parte per la 26esima giornata, che vede in calendario il derby della Madunina. Il Milan viene dalla sconfitta casalinga contro l'Atalanta e i suoi tifosi vogliono la vittoria. L'Inter non può perdere. La Sampdoria affronta in casa il Napoli, che presenta la coppia di folletti Maradona-Zola. 24 marzo 1991. Il torneo potrebbe essere a una svolta. E io penso, per noi adesso prossime 3 partite, quando Sampdoria gioca tutte a casa, sono molto importanti, può essere anche decisive. Noi dobbiamo lottare con tutta la nostra forza per andare a San Siro con 2 punti o 3 punti in vantaggio. Il primo se li porta a casa, la strada per lo scudetto. E allora abbiamo vissuto un primo tempo davvero entusiasmante, per certi versi in Serie A con 16 gol segnati. È già tempo di ripresa, è già tempo di tornare alle nostre cronache dirette e la linea adesso va a Milano. A Milano si gioca il primo minuto di questa ripresa, la situazione è ancora di 0-0 tra Inter e Milan. Favorito in derby sono nessuno, neanche Milan, neanche Inter. Speriamo dopo 90 minuti Inter battere Milan 1-0. Con primi 47 secondi di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 2-0 per la formazione sandoriana, che in questo momento cerca di prodursi un altro attacco. Se sono rose fioriranno. A Milano si gioca il 11° minuto di questa seconda frazione di gioco, ancora 0-0 la situazione, ma la partita nel frattempo si sta scaldando. Al pinto sugli sviluppi di un angolo da sinistra di Evani, Maldini ha fallito una facile correzione a rete. Al nono, sul corto traversone da destra di Gullit, Van Basten spediva alto un pallone che a nostro avviso sarebbe stato piuttosto facile. Al 12° a San Siro ancora 0-0 tra Inter e Milan. Galliani si cosparge il capo di cenere. Assistiamo in questa prima parte del secondo tempo a tentativi ripetuti da parte della formazione napoletana di portarsi al gol, ma vediamo che la formazione della Sampdoria riesce sempre a bloccare le azioni d'attacco da parte della formazione del Napoli. Aumenta nel frattempo l'elenco dei cattivi. Gaudenzi stringare a Costa Curta e a Filippo Galli. Attenzione, attenzione, terzo gol della Sampdoria, Viale di testa. Splendida l'uscita di Galli, ma splendida ancora l'intervento di Vialli, che ha portato a 3 le reti della formazione sandoriana. Quando c'è la condizione atletica, quando c'è anche la giusta carica psicologica, tutto risulta più facile. Siamo all'interno della tre quarti interista, avanza poi Filippo Galli, servizio verso Van Basten, stop di petto, limite dell'area di rigore, parte il destro di Van Basten e gol. Gol veramente esemplare, con un tiro di destro di pieno collo, che ha mandato la palla nell'angolo basso da destra di Zenga, che va adesso a protestare con Pezzella e probabilmente ci sarà l'ammonizione anche per i portieri nerazzurri. E così è infatti. Milan 1, Inter 0 a Tiameri. Sandro, mi dai la linea proprio mentre stavo per interromperti. C'è stato un calcio di rigore che è stato segnato pochi istanti fa alla formazione del Napoli per l'atterramento di Zola. Maradona prende in questo momento la rincorsa, parte il tiro ed è rete sulla sinistra della porta difesa da Pagliughi. 3-1 e quindi il punteggio 28 primi e 24 secondi. Siamo a 7 minuti dalla conclusione a Milano, Milan sempre in vantaggio per 1-0 a Tiameri. Attenzione, attenzione.
attenzione, quarto gol della formazione blucerchiata, è stato Lombardo, era molto solo, non ha avuto difficoltà a portarsi avanti in zona di tiro a distanza ravvicinata e ha scoccato il suo tiro che è entrato sulla destra, ecco, di campo. La Sampdoria oggi ha tirato fuori quel carattere che forse ci voleva anche mercoledì e ha meritato questa vittoria. E in questo momento Pezzella comanda la fine delle ostilità, il commento a dopo, 1-0 per il Milan, in linea De Luca. Bene, sentiamo Genova in linea. Proprio in questo istante l'arbitro dal segnale di chiusura dell'incontro, la formazione della Sampdoria ha battuto il Napoli per 4-1, lo stesso risultato del girone d'andata, linea Massimo De Luca. Sampdoria da sola al comando, 39 punti, Inter 36, Milan 34, Juventus 31, Genoa 30. Oggi Brown. Devo dire qualcosa a Vialli, al quale avete regalato lo scudetto o no? Ma io spero soltanto che loro lasciano qualche punti per favore nostro. Ma quando voi vincete questo campionato penso che la è stato anche meritato. Anche questa è una cena per me, d'accordo. Quando? Luca, quando? Ciao. La schiacciante vittoria contro il Napoli e la concomitante sconfitta interista fanno salire a 3 i punti di distacco tra Sampdoria e Inter. Ma mancano ancora 8 giornate alla fine del campionato. A Genova vogliono portare lo scudetto, sarebbe un traguardo meritato per una città. Diciamo, se lo meritano, mi pare che nel dopoguerra non l'hanno mai avuto. È l'unica grande città che non l'ha avuto. Detto questo, lo vogliono tutti. Inizia così il conto alla rovescia per le due contendenti al titolo. La Sampdoria è favorita, potendo contare sul vantaggio in classifica, ma mostra un preoccupante calo di tensione nella gara interna con il Cagliari, che con una doppietta di Fonseca recupera il 2-0 maturato nel primo tempo. Beh, un punto regalato al Cagliari più che all'Inter. L'imprevisto passo falso viene subito sfruttato dall'Inter che travolge il Bari per 5-1 e si porta a meno 2. Ma non si sa più come guardarlo questo campionato, perché nelle domeniche in cui si crede di recuperare i punti non si recupera e nelle domeniche in cui tutto sembra giocare a favore di una squadra succede tutto il contrario, per cui sarà così fino alla fine sicuramente. Arrivederci. E mentre al vertice la lotta per lo scudetto si fa serrata, il campionato vede uscire mestamente di scena Diego Armando Maradona, la cui positività alla cocaina viene punita con una squalifica di 15 mesi. È l'addio al calcio italiano per il Pibe d'Oro, un addio triste consumato in assoluta clandestinità. Il Napoli reagisce al duro colpo cercando di chiudere nel migliore dei modi un campionato da dimenticare. Napoli indecifrabile, con tutto il rispetto per Zola, incocciati silenzi, mancano purtroppo Maradona e Careca. Così come da dimenticare appare la stagione di una Juventus in caduta libera. Dopo la vittoria in casa con il Bari, i bianconeri perdono 1-0 a Firenze e per 2-1 nel derby. Uno smacco in più per una squadra che rischia di rimanere fuori dall'Europa. Non sono contento di me stesso, per cui non mi confermerei, però detto questo, io penso che nella vita ci sono i momenti buoni, i momenti cattivi, e soprattutto in questi momenti cattivi che uno deve dimostrare di essere dignitoso e di portare avanti una barca che in questo momento sta facendo un attimino delle falle. Il Milan invece si risolleva. Il clima attorno a Sacchi è sempre più ostile, con un Van Basten apertamente in guerra con il proprio tecnico. Tuttavia, la squadra riesce a fare risultati e a porsi sulla scia di Samp e Inter. C'è da dire subito che si sono visti musi molto lunghi all'arrivo del Milan allo stadio San Siro. La spiegazione è molto semplice. Sacchi ha comunicato ai ragazzi che sarebbe sua intenzione, ripeto, sarebbe solo, perché una decisione definitiva verrà presa a fine campionato, lasciare il club e quindi dedicarsi ad altra attività.
Intanto si avvicina il 5 maggio e la Samp sfrutta al massimo la chance offerta dal calendario alla trentesima. Doriani vittoriosi per 3-2 in casa contro il Bari, mentre l'Inter è fermata sullo 0-0 dalla Fiorentina e dall'arbitro Coppetelli, che non vede un gol valido dei nerazzurri. Abbiamo un'altra inquadratura dove si vede meglio l'intervento di Pin. Attenzione, guardate il piede d'appoggio sinistro al momento in cui calcia, vedete come va molto vicino alla linea di porta e la gamba destra invece è molto tesa lì dentro. Un messaggio al tuo amico Vialli, anche al tuo amico Magacini. No, noi dobbiamo pensare allo sport, dopo domani. Poi alla Sampdoria ci penseremo il 5 maggio. 3 punti quindi non sono troppo. Noi la speranza è quella di batterli nello scontro diretto e poi di vedere nelle ultime 3 partite che cosa succede. Sampdoria 45, Inter 42 e Milan 41. Il campionato si ferma per una settimana per lasciare via libera la nazionale. Sono 15 giorni infiniti che dilatano le attese e amplificano le tensioni. L'Inter sa di giocarsi tutto nello scontro diretto. San Siro sarà una bolgia. Il trappo ormai separato in casa non intende però cedere di un millimetro e carica la squadra a dovere. Stesso atteggiamento per i doriani, che intendono chiudere la pratica scudetto. È la prima domenica di maggio, sta per andare in scena la giornata numero 31. Questo confronto diretto sarà un po' quello che stabilirà poi, perché ci sono ancora delle partite abbastanza delicate sia per noi che per loro. Dopo confronto diretto, qualora dovessimo superarli, io credo il campionato si riapra, viceversa no. Poi nulla. Vita sbuca. Il primo se li porta a casa, la strada per lo scudetto. Sarà una trasmissione un po' particolare quella di oggi, centrata soprattutto su Inter Sampdoria. Pensi che vada rivisto qualcosa nel secondo tempo? Soprattutto nei piani dell'attacco dell'Inter. Ah, diventa un po' nervoso la partita, ma secondo me se l'Inter continua a spingere così può vincere anche. Quindi subito andiamo a Milano a sentire da Mary e Ciotti novità e commenti su questa super partita Inter-Sampdoria, decisiva per lo scudetto. A Mary. Ecco, sta attaccando in questo momento Vialli, passaggio verso Dossena, anzi Manini, rete, Dossena ha segnato sulla destra di Zenga. E il calcio effettivamente conferma la sua imprevedibilità. La partita più vivace del giorno, Genoa-Cagliari, dotto. Parità a Marassi fra Genoa e Cagliari, a te la linea. Bari-Lecce, cosa succede, Foglianese? Succede niente, 0-0. Bene, sinteticissimo, e noi torniamo ancora per 5 minuti ad Inter-Sampdoria. Attenzione a Meri e Pisa che interviene, 25esimo della ripresa, Lazio in vantaggio, grande calcio di punizione di Sosa di sinistra da 30 metri con palla all'incrocio dei pali. Pisa 0, Lazio 1, la linea torna da Meri. Vi dicevo che il fiato risparmiato da Sampdoria nel corso dei primi 45 minuti di gioco è servito alla formazione di Vialli proprio in questa occasione. Ancora Vialli che entra in area, si libera di Ferri, esce il portiere, superata ancora, porta vuota e rete. Vialli ha messo a segno il secondo gol, Capriola. In fondo non sta avvenendo niente di clamoroso dal punto di vista tattico, chi attacca a piano organico è scontato che si esponga al gioco di rimessa degli avversari, tanto più pericoloso quando ad animarlo c'è un soggetto come Vialli. Ciotti un attimo? Sì, scusa. Vai pure Nesti. 33esimo minuto del secondo tempo, 3-0 per il Milan, cross di Carbone, un gol splendido segnato da Evani al volo di sinistro, quindi Milan 3, Juventus 0. Sì. Attenzione, il Bari è passato in vantaggio, esattamente al 39esimo minuto con Soda, Bari 1, Lecce 0. Non abbiamo sentito in precedenza Bologna, vediamo cosa accade in Bologna-Fiorentina. Accade che è calato un po' l'interesse a Bologna, anche se non è mai stato particolarmente alto, significativo il fatto che i portieri in questa ripresa sono rimasti a braccia conserte, senza lavoro praticamente. Siamo ora al 39esimo, risultato è fermo sull'1-1, a te la linea. Attenzione, prego. Il pareggio, pronto pareggio del Lecce con Pasculli, tiro da fuori su calcio di punizione, bomba, 41esimo. Bari 1, Lecce 1. Proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura, vince la Sampdoria per 2-0, una vittoria molto importante. Ci hanno colpito il contropiede, c'era un gol valido, almeno ha detto dalla Moviola, nel primo tempo, quindi è inutile andare a cercare quali erano i motivi per i quali abbiamo perso. E allora andiamo ad acquisire gli altri risultati finali. Torino. Milan 3, Juventus 0, a te la linea. Ho visto che mancano ancora 3 partite, il Milan ha vinto alla grande a Torino, quindi dovremo temere un po' il Milan, però speriamo di andare avanti così. Finale a Genova, Genoa e Cagliari 2-2. Bari. Qui si continua a giocare, siamo nel quarto minuto di recupero 1-1. Pisa. Siamo al 46esimo, si gioca ancora, Pisa 0, Lazio 1. Classifiche,
Cominciamo con quella di Serie A che vede al comando la Sampdoria con 47 punti, 4 in più del Milan che è a 43, Inter 42 punti. Una partita che non meritavamo assolutamente di perdere, neanche di pareggiare, ma di vincere. Purtroppo il calcio è questo, l'hanno fortunato dalla Sampdoria e beati loro che vinceranno uno scudetto. Ma come si dice scudetto jugoslavo? Jugoslavo è molto difficile per voi italiani, prvenstvo, perché voi non potete dire ecco, non è non in genovese? È genovese si dice uguale scudetto, a scudetto. Va bene, però come possiamo, non possiamo festeggiare solo questa grande vittoria, e basta. Poi dobbiamo stare... Fuori vinta dentro il Milan. È così, una esce, altra entra, è sempre così. Il campionato svolta. Il netto successo della Samp lancia i blu cerchiati verso la conquista del loro primo scudetto. La matematica ancora non c'è, ma nella sostanza non cambia molto. È importante, i giocatori devono essere concentrati, molto concentrati, devono sapere solo con vittoria possiamo fare un grande successo. Lo scudetto, mai pensato di perderlo? No, come possiamo perdere lo scudetto? La 31esima giornata saluta il Bologna, ultimo in classifica, che retrocede in B. Per ricostruire una squadra subito forte, ad altissimo livello, per raggiungere, non dico tranquillamente, però per risalire in Serie A. Lo segue il Cesena la domenica successiva, mentre Fonseca viene portato in trionfo dopo aver realizzato la doppietta decisiva per la salvezza del Cagliari. Tuo futuro è rosso-blu. Sì, senz'altro. Penso che sì. Sto aspettando il procuratore che arriva questa settimana. L'Inter intanto prende 3 schiaffi dal Genoa e affonda meno 6 dalla Sampdoria. E penso che oggi abbiamo disputato una gara perfetta. Secondo adesso è il Milan, che trova anche il tempo di rifilare 6 reti al derelitto Bologna. Noi abbiamo credo un 1%, ma dobbiamo inseguire questa utopia. Dobbiamo seguire per la nostra serietà professionale, dobbiamo seguire per la riconoscenza verso un pubblico straordinario come questo milanista. La Sampdoria ha meritato. Ma chi vince merita sempre. Maggio 1991 è il grande giorno. Domenica potrei ballare tranquillamente, domenica sera. Sì, speriamo. Speriamo, sì. La Sampdoria riceve il Lecce, con la vittoria allo scudetto assicurato con una giornata d'anticipo. Cerezo, Mannini e Vialli firmano il 3-0 e Marassi al 90esimo esplode. Forti del calcio. Ma io non credo in Dio, ma adesso credo nella Sampdoria, questa è l'equazione. Ecco, guarda la fine che abbiamo fatto lì già, mezzo ai fumoni, guarda. Non abbiamo più l'età per questo. No, non abbiamo più l'età da fumoni. Il campionato trova il suo padrone per un epilogo che rende giustizia alla formazione che ha mostrato il calcio migliore. Sai quanto me la pagano queste immagini? Vialli quasi nudo per uno scudetto. Ne valeva la pena, no? Ne valeva la pena? Sì. Senti, nel momento della tua scelta più importante, quando hai deciso di rimanere qua, ci credevi? Io sapevo che sarebbe stato difficile vincere, però i presupposti erano quelli buoni. E adesso che abbiamo vinto è un coronamento a un lavoro e a dei sacrifici notevoli, a dispetto di quelli che dicevano che per noi qua era tutto semplice, tutto bello e tutto facile. Due scudetti storici hai vinto, ma questo com'è? Bello? Ma penso è stato bello anche il primo, però questo è molto più bello perché è arrivato dopo anni di sofferenze. Gianluca, com'è lo scudetto? Com'è lo scudetto? Beh, stupendo. Una parola? Gianluca! Una parola, basta! Lo scudetto, ti ricordi quando mi dicevi che non sapevi com'era fatto? Adesso lo sai. Adesso lo provo ad alzare. La soddisfazione è grandissima.
Felicità cos'è? Uno scudetto e poi? È tutto questo. Roberto, quanto vale oggi? Vale per tutta questa gente qua. No, un po' di spazio. Vale, perché è la prima volta, quindi non so, mi sembra una cosa quasi impossibile. Finalmente mi sono tolto questo rospo che avevo qua. Finalmente i campioni siamo noi, lo possiamo dire oggi. Abbiamo meritato perché tutta la stagione abbiamo sofferto. Sono stati più bravi nell'arco del campionato. Comunque è una gioia incredibile. Soprattutto per l'uomo che ha costruito questa magica squadra che è Mantovani. Lo dedico a lui. 3-0 è troppo al primo tempo, inaspettato e così grande il vantaggio. Niente da dire da parte mia. Grazie. Grazie. Attilio Lombardo, senti, raccontaci tutta la tua gioia per questo primo scudetto in 10 secondi. La gioia per me è immensa perché mi sono cresciuti i capelli, non per lo scudetto. Guardate, è un miracolo veramente, Genova può fare di questi miracoli. Non lo sapevo, se lo sapevo neanche prima, ma... Mancano 90 minuti alla fine della stagione. Il campionato ha già detto tutto con lo scudetto alla Sampdoria e con le retrocessioni di Pisa e Lecce, sancite anch'esse con una giornata d'anticipo. Sai, quando si retrocede sono sempre colpevoli. Io sono allenatore, devo assumermi le mie responsabilità. Però noi andiamo in Serie B come quarta ultima squadra. I ragazzi non posso rimproverare più di tanto perché sono sempre impegnati al massimo, volevano dare il loro meglio. Rimane un solo risultato da attendere per domenica 26 maggio, quello di Genoa-Juventus, vero e proprio spareggio per la qualificazione alla Coppa UEFA. Per la Juventus rimanere fuori dalle coppe avrebbe il significato di un fallimento totale. Per il Genoa si tratta dell'ultimo sforzo prima di toccare il cielo con un dito. Forse nessun'altra città come Genova riesce a esprimere immagini così fedeli alla propria natura come quelle del derby, una battaglia di colori e di striscioni che sfoga umori schietti e contraddittori, ma che si ricompone nell'ironia. Il derby a Genova dura tutto l'anno. Favorito per in derby e sempre perde derby. Tutti pensavano Sampdoria è favorito, ma in derby non esiste favorito. Derby è una partita strana. E mai come nel campionato 1990-91, perché la Sampdoria è in testa alla classifica. E per l'altra sponda, quella rossoblù, la circostanza è un boccone amaro da digerire. Il Calimero, direi, no? ha battuto il drago, no? È pur vero, però, che il glorioso Genoa Cricket and Football Club, dopo i fasti di inizio secolo, con 9 scudetti conquistati tra il 1898 e il 1924, da anni vivacchia diviso tra i bassi fondi della Serie A e i campionati di B da protagonista. Pagherei la vita per poter far vincere una bella partita di quei tempi al Genoa. Il Genoa è una delle squadre che ha vinto il maggior numero di campionati cadetti e proprio 2 stagioni prima è tornata nel massimo campionato con il professor Scoglio in panchina. All'inizio di stagione aleggiava ancora il fantasma di Scoglio su Marassi. Ora la guida tecnica è affidata ad Osvaldo Bagnoli, il mago della Bovisa, che ha già realizzato il miracolo Verona. Bagnoli, anche all'ombra della lanterna, si conferma allenatore serio e capace, mentre esplode Stefano Eranio, genovese puro sangue e con i colori del Genoa tatuati sul cuore. L'enfant du pays Eranio, messo in movimento da Aguilera, fa uno slalom comodo ma bello e coglie l'angolo più lontano. Per un genovese credo che sia al massimo. Poi il primo gol in Serie A per me non poteva venire di meglio che nel derby, quando ero capitano. Luca Signorini, insieme a Collovati, comanda da par suo la difesa. A centrocampo, le geometrie di Bortolazzi e i polmoni di Ruotolo assicurano coperture di partenze. E io credo che la forza vera, oltre a questi stranieri, sia proprio il centrocampo di questo genere.
per una coppia d'attacco formata da Pato Aguilera e Thomas Curavi. E così, mentre il torneo si chiude celebrando lo scudetto della Sampdoria, il Genoa rimane pure sotto i riflettori. Genova continua a vivere il suo momento magico del calcio, la Samp in vetta alla classifica e il Genoa quarto. L'ultima giornata manda in scena a Marassi l'imprevedibile spareggio UEFA. Prima Branco e poi Scuravi liberano il volo del grifone. Finisce così con Bagnoli in trionfo per il Genoa che conquista il quarto posto e la UEFA e consente a Genova di essere l'unica città con due squadre in Europa. Marassi è una bolgia festante e Bagnoli viene portato in trionfo. Se l'aspettava questo Genoa! Beh, direi che la chiusura di una annata direi stupenda. Il Genoa, dopo tanti anni difficili, ha rialzato la testa e con la qualificazione UEFA si prepara a diffondere anche in Europa il credo di Bagnoli, che ha sempre puntato su un calcio fatto di cose semplici, ma fatte bene. Da adesso comincia il difficile! Sapevo che Genova era una piazza calda, ma non pensavo così. I tifosi hanno cercato di dimostrarmelo tutti i giorni dell'anno. Buonasera amici miei del mondo dell'avventura e benvenuti a questo numero 1904 della Domenica Sportiva. Il campionato si è concluso concedendo un posto in Europa a Genova, Parma e Torino e negandolo invece alla Juventus. Stagione nel segno di Genova, lo stupendo ed emozionante scudetto vinto dalla Sampdoria di Bosco e la stagione esaltante del Genoa di Bagnoli. Due squadre costruite per divertire, ma capaci anche di vincere con la grinta e la semplicità delle provinciali. Due storie che avrebbe narrato sicuramente con piacere Paolo Valenti. La voce garbata del calcio, capace come pochi di segnare un'epoca. Un addio commosso, come quello tributato dai tifosi giallorossi a Dino Viola. Esempio di stile che resterà per sempre il presidentissimo della Roma. La stagione post-mondiale regala anche una serie di gesti tecnici e sportivi rari. I gol da Cineteca di Mancini e Baggio, o Gullit, autore di grandi gol, ma anche di grandi gesti, come quando consola Brambati per l'autogol. Fra i gesti da libro cuore, su tutti quello di Vialli, che salva la vita a Morello. Il difensore leccese sviene e il bomber blu cerchiato è il primo a intervenire per evitare che soffochi. Rimedia un taglio al dito Vialli, ma anche la gratitudine a vita del giocatore leccese. Un campionato fatto di goleade e gol spettacolari, ma segnato anche dalle prestazioni di due estremi difensori. Zenga ancora una volta è premiato come miglior portiere del mondo, mentre Pagliuca regala numeri per tutta la stagione, dalle parate spettacolari contro la Juve al rigore neutralizzato a Matteus, passando per il palo centrato con un colpo di testa in un'estemporanea proiezione in attacco. La stagione si chiude ancora nel segno della Samp. Prima i blucerchiati lasciano nudo Vialli in campo e poi festeggiano lo scudetto tingendosi i capelli di biondo. Felicità allo stato puro. Il calcio allegria di Vialli e Mancini, la signorilità di Dino Viola e l'umanità di Paolo Valenti. Per questo campionato, io ti amo.